Allora, mi comunicano che uno, occhio ragazzi perché questa è rabbia, no? Uno è arrivato in finale Italia Got Talent, l'altro ha fatto i campionati del mondo, uno ha vinto tutti i concorsi di cabaret nazionali, l'altro è stato il miglior improvvisatore al mondo. Uno è campione nazionale, ma l'altro è campione del mondo. Signori e signori, occhio, Massimo Ceccovecchi, Alfredo Cavazzoni! Grazie, grazie. Bene, a tutti, grazie. Grazie, grazie, grazie. Oh, non ha detto di che però. Non ha detto di che, no, però io volevo fare un'altra cosa. E questo, hanno fatto un bel applauso, ma sembrava il 2 novembre. Ora sì, ci rifai la presentazione. Sì, vogliamo sentire proprio un boato come insomma, si confà a due andiamo, vai. Ve l'avevo detto. Ah, tanto la sala tradizione, il pubblico e chi non applaude muore, lo sanno. E c'è il microfono aperto, Massimo. C'hai il microfono aperto. Ah, si è sentito? Sì. Ah, ok. Meno male. Allora, Massimo Ceccovecchi, Alfredo Cavazzoni! Ha avuto paura, eh? Beh, guarda, guarda, guarda che pubblico. Ci puoi accendere un pochino le luci in sala, per favore? Fabio. Un po', guarda che meraviglia, guarda, questa è proprio una soddisfazione per c'è noi. È uno morto là perché non ha applaudito. Sì. Che stava guardando il cellulare. Guarda che meraviglia, poi tornare a Firenze per noi davanti a tutta sta gente è un orgoglio. Poi. Bene, allora noi possiamo principiare. Sì, principiate. Va. Io vado in regia perché tu lo sai, metto mi garbi, anche lui di più. Quindi io scendo, tipo mando Osiris, la picchi una boccata di buono, papam, e vado. Allora. Bene, come diceva Massi, noi facciamo delle cose, facciamo improvvisazione teatrale. Prima di iniziare vorrei chiedere al pubblico quanti di voi conoscono l'improvvisazione teatrale, alzino un braccio. Una bella soddisfazione. No dai, qualcuno sì. C'è un migliaio di persone, sono in sette e tra l'altro quattro sono i parenti. No dai, ci sono, no, un numero esiste. Vabbè, però voi non ci conoscete, ma del resto anche noi non vi abbiamo mai visto. Allora, prima... Facciamo un test però. Un test, bravo, un test. Capire un po'... Perché l'improvvisazione teatrale è particolare. Adesso faremo un test di reattività per capire che tipo di pubblico abbiamo davanti. Importante, allora, importante. Alzate tutti quanti il braccio, per favore, braccio destro. Tutti, eh? Vale la regola di prima. E chi non lo alza... Muore. Ok, al mio tre, per favore. No, tenete il braccio alzato. Anche chi lo abbassa di a metà muore. Okay. L'ha alzato anche quello morto. Quello morto gliel'hanno alzato. A tutti quanti ho il braccio alzato, al mio tre, indicate l'Arno. Uno, due, tre. L'Arno. No, sì, dai, ci sono. Vabbè, ma c'è uno starà a brozzi perché ha fatto... Uno sta indicando qua, là. È un affluente, si vede. Madonna. È il bingone. Guarda là, stanno litigando, guarda. Ma che cazzo dice di là? Aspetta, fai un'altra. Un'altra, no, tenete il braccio alzato, dai. Ai mio tre, indicate Fontassieve. Uno, due, tre. Ma che cazzo, ma sono drogati. Ma ognuno quando vuole. Facciamo un altro test. Un altro, l'ultimo, questo è più facile. Ai mio tre, indicate il nord. Uno, due, tre. Guarda il lavoro, andiamo via, ven via, vai. No, aspetta. Grazie. Dai un'altra chance, dai. Ma, fai un test sulla reattività della... Non capiscono una sera. No, come, non si dice, dai. Ah, scusa. Sulla comicità, dai. Ah, sulla comicità, ok. Adesso io faccio un test di intelligenza comica. Sì. Dove voi riderete di più, quella sarà la nostra linea di spettacolo, ok? Il nostro target, cioè il taglio che vorremmo dare. Iniziamo da una battuta più difficile. Ci sono due bilie, stanno scendendo le scale. Una dice all'altra, attenta al gradin, din, din. Tempo troppo alto, abbassa un po' il livello. Cazzo, la stanno spiegando. Non è fatica, Massi. No, dai, andiamo, dagli un'altra. C'è una signora, esce di casa col sacchetto a nettezza, va verso i netturbini, dice: scusi, sono in ritardo per l'immondizia. No, salga. Non applaudite, è un test. Un test. Sì, ci siamo quasi. Un'altra. Sapete come fanno a sedersi quattro omosessuali su una sedia? La girano. Qui si è alzato tanto. Qui si è alzato di parecchio. Quindi si capisce il nostro. Bisogna stare su questa.
Ma gliela stai spiegando? No. Dice perché? Va bene, ok. Ci sono due carabinieri in spiaggia, uno dice all'altro: guarda un gabbiano morto. Dove? Dove? No, ma per piacere. No, le barze... guarda, a parte non usano neanche più le barzellette, cioè. Perché? Ma perché non si? Ma metti c'è un carabiniere in sala o due. Gliela spiego dopo, perché cazzo c'è. Beh, ci sono due amiche che si incontrano, una chiede all'altra: senti, che ti ha regalato tuo marito per Natale? Un cazzo, vuoi fare a cambio la mia sciarpa? Basta, basta. E questo è questa è piaciuta. Allora, noi si parte da qui. Si parte da questa. Questo è il target. Il target è questo, si parla di sesso. Allora, parlando di sesso, faccio una domanda normale, spontanea, alle donne presenti in sala. Questa sera è sabato. Da sabato scorso a stasera, quante delle donne presenti hanno fatto l'amore? Alzino un braccio. Ma vaffa. Massimo, dai, guarda qua! Si deve fare l'improvvisazione. La gente ha detto: andiamo a vedere Figlioli che ballano. Ma come l'hanno fatto? Un tromba nessuno. Vabbè, ma... per la par condicio. No. No, c'è anche gli uomini, vedrai. Da sabato scorso a stasera, quanti degli uomini presenti hanno fatto l'amore? Alzino un braccio. Uno, due. No, lui sì, ma lei non l'ha alzata, con chi ha trombato? Basta, per piacere. Tira giù la mano. Guarda, volevi fare un giochino? Ah sì, c'ho questa cosa. Vabbè, allora facciamo così. Era il nostro pezzo che volevamo fare stasera. Era un pezzo carino, sì, elegante, su Bill Clinton e la Lewinsky. Non lo facciamo. No. Chi ma se lo ricorda? Facciamo improvvisazione. Ah sì, improvvisazione. Ci serve una... C'è una lavagna? C'è una ragazza che ci porta lavagna? Una ballerina? Per favore. Una ballerina, quelle con pattini, che sono carine. Sì, grazie. È che quando si levano pattini diventano così. Madonna mia. Va bene qui. Guarda che figa. Aspetta, ne approfitto. Questa, Alfredo, questa è una cosa che voglio sempre fare. Che puoi fare ora? Questa è, lo facevo quando ero nei villaggi. Questa è carinissima. Vabbè. Che è sta roba? Allora, no, è un giochino. Posso chiedere a signora in seconda fila, può alzare un attimo il braccio? Un secondo, è una cosa figa. Ok. Ma scusa, noi ci sa da prendere una persona per fare scrivere i nomi. Vabbè, un attimo, scusate, c'è qualcuno che vuole venire sul palco? Ah, c'è uno al braccio alzato, eccola, guarda che culo. Dai, guarda che culo. Hai visto? C'era una così. Dai. Che stratagemma, ragazzi. Furbo come una lince. Grazie, prego. Come ti chiami? Roberta Pieraccioni. Sei parente Benigni? Scusalo, perché lui non sa quello che dice. Allora, attenzione. Allora, Roberta. Devi solo, io lo spiego io così e sì, si fa presto. Vai. Allora, adesso noi prenderemo delle parole che improvvisiamo e te le scrivi in grande, in stampatello, con questo pennarello. Mi fate fare una figura? No, non ti preoccupare, allora, Roberta. Non l'ha messo il cavallo. Ok, allora. Adesso ci servono 10 parole. Andiamo veloci, difficili. 10 parole e noi improvviseremo una storia. Vai. Un'altra. Banana? Banana, allora Roberta. Scrivi banana. Ho detto banana. Io, vai! Pesce? Pesce e banana sono sinonimi. Uscite da questo. Sì, andiamo da un'altra parte. L'ho detto un trombano, vedrai. Ma per piacere, sono i bambini. Pesce e banana, l'ho detto. No, ben. Calma. Boni, laggiù. Quello che ha detto? Persiana. Vai, scrivi, veloce, ce ne vuole 10, ragazzi, veloce. Che... Kama Sutra, ha detto tutto contento, ha visto? Kama Sutra, se non lo sai scrivere può fare anche un disegno, Kama Sutra, perfetto. Vai, che ha detto? Strategia. Questo è difficile, strategia. Difficile. Allora. Vai, scrivi. Banana, persiana, Kama Sutra, strategia. Veloci. No, ragazzi, se vi hanno messo lassù c'è un motivo, stai zitti. Qui non si finisce stasera. Allora, banana, un'altra, qua. Alza il braccio, vai signora. Formichiere. Brava, scrivi formichiere, ti riesce? Se no, sei anche alzata, dai. Grata. Grata.
Ma che ti dico? Sono tre anni, veniamo qua, di non sempre grata. Mettila. La mettiamo, la mettiamo. Ok, stava per buttarsi di sotto. Poi? Aspetta, c'è uno alzato il braccio, vai. Libro? Difficile. È calare il gelo, libro. L'unica, una cosa, più difficili, ragazzi. Cosa, peccato. Peccato, zitti, ce l'hanno detto dalla regia. Peccato? Sì. Lui... Peccato, vai. Anche libro ci hanno detto. Episte, una parola? Vieni te a scriverla! Epistemologia. L'episte? Roberta, scrivi epistemologia. Epistemologia, scrivi. Epistemologia. Non lo so chi l'ha detta, ma Leone non c'è più, vai. Epistemologia. Episte, apostrofo, mologia. Quante ne manca, ragazzi? Non ci si fa, bisogna andare veloce. Allora avete detto banana, persiana, kamasutra, strategia, formichiere, grata, peccato, libro, epistemologia. L'ultimo, l'ultima. Attenzione! No, la signora con la sciarpa viola. Come? Ce n'è un'altra? Regia ha detto. Regia. Regia. Regia, la chiudiamo, mettiamo, perché la mettiamo. Regia. Ci va serve bene. Adesso un ambiente dove si svolgerà questa improvvisazione, che non sia né un paese né una città, un ambiente proprio. Ieri ad esempio ci hanno detto gabinetto. Un ambiente. In spiaggia, lui è in spiaggia. Questa improvvisazione si svolgerà in spiaggia. Un evento, che cosa accadrà? Ma sono indemoniati, vedi? Ma li hanno tenuti legati 2 anni, hanno detto andate là! Ah! Un terremoto, una cosa positiva, bene? Terremoto? Un terremoto in spiaggia. Bene, ci dite... Questa signora con una parola per chiudere l'improvvisazione, una parola a caso, fantasiosa, faccia vedere, insomma, alzi un attimo il livello, si gira. Che cazzo deve... Come? Farmacia. Sì, bene, una serata. Bene, questo si mette qui, tieni. Quando sentirete dire farmacia, usciamo, andiamo via dei mille, andiamo a pigliare l'aspirina, perché... Adesso basta. Quando sentirete dire farmacia, farete tutti un applauso entusiasmante perché l'improvvisazione è finita. Facciamo un esempio, sì. Tipo, ho bisogno di questo farmaco, dove posso andare? Non in profumeria, devi andare in una farmacia. Allora attenzione, devo spiegare un attimo a Roberta, giusto? Roberta, c'è un come fazzolettino funziona? Di carta. Adesso noi... No, tutto a posto. Quando sentirai che noi pronunciamo una di queste parole, tu la devi cancellare, ok? Ci fai un frego sopra. Bene. Ti riesce? Sì. Si fa un frego sopra e la parola è cancellata. Va bene, ok. C'hai un fazzolettino? No. Per cancellarla, sennò con la giacca. No, Oh, se no ci può fare un frego sopra. Un frego sopra, va bene. Allora, tutto qui, siamo... Ah, guarda, ti porto un ecco, fazzolettino. Portato... È usato, la puoi no? cancellare, okay. Allora, spiaggia, banana, per... No, aspetta, no, Roberto. No, perché se lo dici lei cancella. No, ma lo facevo per... Lei è automatica, capito? Siamo in spiaggia, banana, persiana, kamasutra, strategia, formichiere, grata, peccato, libro, epistemologia, regia, ci sarà un terremoto e si chiuderà con la parola farmacia. Signore e signori, buona visione, Ceccovecchi e Cavazzoni. Applauso. Guarda, qua si vede tutto il mare. Lei si mette qui? Sì, perché? Che io vengo da tanti anni in questa spiaggia e sarebbe stato il mio posto questo. Se vuoi, ce n'è una un pochino più specie. Se vuole lo sposto. Che cosa? Ho messo il pezzo dell'ombrellone qui in spiaggia e lo sposto un po' più là. Se questo è il suo posto non vorrei discutere con lei. No, io... sì, lo sposti, perché con questo ombrellone nuovo, come vede, un po' arcuato, un modello a forma di banana. sono quelli, sono quegli ombrelloni. Grazie del buco. Ho già fatto il buco. Fatto il buco. Però se è così, lei si copre solo quando il sole tramonta. Esatto. Bene.
io mi metto più qua. Senta, mi scusi, io è la prima volta che vengo in questa spiaggia meravigliosa. Sì. Sa se c'è un passatempo dove possiamo fare qualcosa? Sì, certamente, c'è il mare per bagnarsi. No, ma io sono allergico all'acqua, sa? Ah. Oh. Sì, sì, da piccolo sono stato malato di epistemologia e non posso fare il bagno. Volevo chiedere una cosa. Sì, ma mi viene tutto la signora tutto si può mettere in là, se noi non le vediamo. Mi viene. Sì, è che mi ricordavo solo quello, non si vedeva. Pericolosa, eh? L'epistemologia? Non lo so. Io avevo un'amica, un'amica non italiana, una persiana, che gli venne gli partì da qui e gli venne tutto. Davvero? Vabbè, intanto sdraio l'asciugamano qua. Ma le dà fastidio se mi no, guardi, io mi metto un po' di crema, un po' di crema. Ecco fatto. Che bella posizione. Le piace? Sì. È per prendere il sole. C'ho un libro a casa e è della mia moglie. Aspetti, ce l'ho anche io una posizione. diciamo. Questa, giri un po' la testa. No, meglio che guardo di là. Come si chiama il libro di sua moglie? Non lo so. E gliela suggerì un suo amico che l'era in tenda. Credo il Kama Sutra. Com'è? Che lei è anche il suo? È anche il mio. Come si chiama lei di nome, scusi? Mi chiamo Mario Formigliere. Un soprannome, si intende? Formigliere, è quello in muso lungo e sì, fa così, sì. Ho capito. È un soprannome, si intende? Ma non mi piace mia sto soprannome. Perché? Così, fa venire delle idee strane in testa, vabbè. Comunque, visto ci siamo presentati, possiamo pranzare insieme. Ho portato da mangiare per due persone. Per due persone? Sì. Quindi c'è una strategia dietro a questo discorso. Meno male l'ha detta, perché me lo giravo, me la ricordavo. Sì? Ecco qua. Ho fatto uno spaghettino con le vongole, ho messo un po', avevo finito la pasta, ho detto, peccato, ho finito la pasta. Peccato, guarda me le attenta, ho detto. Ma questa roba qui l'ha messa un po'... Che è sto tremolio? Sarei una persona grata se me lo dicesse lei. Non lo so. Ora siamo in spiaggia in Versilia, proprio un terremoto, dovevamo dire. No, come gli è venuto in mente? Che okay. Sarà un terremoto. Perché? Okay. Okay, siamo in un film di d'azione, quelli fanno. Oh, che regia è mai questa? Non lo so mia. Ma lei che l'ha fatto? Il ballerino da piccolo, sembra Celentano. È tornato al Kama Sutra? No. No. Ho scivolato qui sul suo ombrellone, sulla banana. Oh no, mi ha rotto la banana. Mi sono sbucciato un ginocchio. Grazie. Niente, c'è Dio a parlare. Sì, c'è Dio che ti dice che non funziona il tuo microfono. L'ho sentito e per questo che urlo Maremma Anguilla. Allora, sto urlando da tre minuti. Aspetta che ti dà il microfono a mano, meglio a mano. L'ha sentito, sono caduto, mi sono sbucciato tutti i ginocchi su questa conchiglia. È passato? Sì, è passato. Però adesso lei perde sangue. Sì, dovremmo andare in pronto soccorso. Oh, ma non c'è bisogno. In un ospedale. Ma non c'è bisogno. Dove mi medicano. Ma un posto più vicino. Beh, allora lo possiamo dire insieme, devo andare in farmacia. Grazie Roberto. Grazie Roberta, grazie mille. Hai cancellato benissimo, grazie. Brava, brava. Grazie. Brava, ci vediamo dopo. Ci vediamo nel secondo tempo. Bene. No, questo te lo devo lasciare. Certo. Okay. Ok. Bene. Ah.